Questo progetto che parte dagli orti artistici condivisi che si sta sviluppando. Sull'arte abbiamo il cantiere aperto che vogliamo realizzare durante il cantiere di restauro aperto che vogliamo realizzare durante Expo, dove appunto sia un cantiere capace di raccontarsi nella sua evoluzione, di raccontare quello che era la Cascina. Sulla socialità abbiamo, oltre a quello che vi ho detto, c'è l'idea di organizzare al primo piano una ricettività, che sia una ricettività versatile, che sia in grado di accogliere tanto dei gruppi, delle compagnie di teatro che vogliono costruire uno spettacolo, quanto dei turisti che cercano un posto come potrebbe essere un ostello, quanto chi più ne ha più ne ha. E a fianco a servizi di ristorazione e a un co-working che sta partendo. Infatti, entro un mese fondamentalmente inizieremo a ospitare due start-up, una delle quali insomma, un progetto molto ambizioso che ha fatto un percorso di incubazione, insomma, di innovazione culturale e basta. Che dire? Venite a conoscerci. Qualsiasi domanda. Sì, io devo dire che con un gruppo di cascinette, l'associazione Cascine, poi cioè, mi piacerebbe che loro, ma mi sembra di capire un po' che sta dentro anche nella filosofia prima di Cascine una cosa, loro dovrebbero girare nelle scuole, andare nei licei a parlare ai 18 e 19 anni, portandogli quattro slide e dicendo abbiamo un'idea forte, non è una lira. Però abbiamo, come dire, una convinzione, una determinazione così speccata, così marcata, così capace di individuare bene gli obiettivi, insomma se l'idea è forte in genere i contrini si trovano e poi l'obiettivo si raggiunge. Io credo che questo sia dentro, come dire, al panorama dei nostri soci, di quello che stiamo facendo sulle Cascine. Il fatto che da un bene, da un luogo possa nascere tanta ricchezza e tanto valore, io credo che sia veramente un modo forse un po' paternalistico, perché l'età non lo consente, è quello di dire andate nelle scuole, raccontate questa cosa, fate vedere a questi ragazzi che a Milano c'è spazio anche per questo, insomma. Per cui grazie. Siamo ai nostri ospiti, che siamo due, che è una...